Premio internazionale Nassiriya per la pace 2019 al dottor Pietro Bartolo, per l'altissimo profilo umano, per l'impegno quotidianamente profuso con umiltà e passione per il soccorso e l'accoglienza dei migranti, testimonianza di coraggio e di profonda umanità, chiaro esempio di altruismo e spiccato senso del dovere, per aver dato lustro all'Italia. Premio internazionale Nassiriya per la pace per il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, la consegna qualche giorno fa nella chiesa di Sant'Alfonso a Marina di Camerota per mani del giornalista Vincenzo Rubano, ideatore del premio. Il premio più meritato. Grazie di cuore. Bartolo, protagonista del film Fuoco a mare, autore del libro Le stelle di Lampedusa, ha raccontato ad un'attenta platea alcuni suoi spaccati di vita quotidiana che lo legano indissolubilmente al continente africano e ai suoi figli che sbarcano lungo le coste di Lampedusa con la speranza di una vita migliore, la stessa che li spinge ad imbarcarsi sulle carrette del mare per un lungo viaggio che troppo spesso diventa l'ultimo della loro vita. È davvero oggi una giornata particolare, anche perché, come diceva Vincenzo, è la giornata delle palme, la giornata ideale, una giornata straordinaria per dare un riconoscimento straordinario ad un uomo, direi, forse davvero di quelli di una volta, quelli che non sono eroi, ma che si nascondono pur di non far vedere il bene che fanno. Un ringraziamento a Bartolo è arrivato dal sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, che si è detto orgoglioso di ospitarlo, e dal parroco Don Gianni Citro, che ha sottolineato l'importanza del messaggio della comprensione che Bartolo diffonde tra la gente. E quando ho avuto l'onore, il piacere di accogliere in chiesa il dottore Pietro Bartolo, la prima cosa che gli ho detto è che non ci poteva essere un giorno più indicato e più significativo per vivere questo momento di incontro e questa altissima riflessione. Con il contributo, con la parola, col racconto di un testimone, e siccome io ho imparato che nei percorsi umani, nei percorsi di fede, è fondamentale fidarsi dei testimoni. Presenti all'incontro anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, il tenente colonnello dello Stato Maggiore di Difesa, Angelo Vesto, e Rossella Cantisani, vicepresidente dell'associazione Elaia, organizzatrice del premio internazionale Nassiriya per la pace. Sono problematiche che per noi cristiani non sono semplicemente analisi sociologiche, ma ci interpellano sul versante della fede e delle opere che devono accompagnare la fede, perché è tragico, ma è proprio così: la fede senza le opere è morta. Caro dottore, benvenuto. Salutando lei, io mi faccio anche portavoce di una particolare gratitudine, come già ha sottolineato il signor sindaco, da parte delle nostre comunità.